Bella ragazza, tutto il comandone veneziano. La FIFA pensavo però di fare due partite a video e di aumentare il, perché così se no sono sfasati i gironi, di aumentare a 8 minuti le partite. Ora siamo Leverkusen United, raga, contro impostazioni partecipanti, che giochiamo in trasferta, benissimo. Mamma mia, che casino. Allora dobbiamo mettere questo, l'unico casino è questo di sta serie. Si va a Leverkusen, si va, cioè, preparatevi alle chicche. Cioè, guardate le maglie, raga. E invece, al mazzo, tutte e due rosse, però. Perché posso metterne solo un... Che sfiga, niente, allora... Vabbè, ve le faccio vedere, però è chiaro che non posso giocare così. Devo giocare così, perché poi dopo posso mettere solo una squadra. Ok. Che sfiga, è fatalità, due squadre rosse. Vabbè, che non sono comuniste, però sono rosse. Ma cazzo posso farci? Ok. Noi chiaramente usiamo il Mar Red, schema di gioco. Vediamo se è tutto giusto. Controlliamo anche la squadra avversaria, che è giusto mettere la squadra migliore. Michele Ballack e Lucio. Ok. Perfetto, il Leverkusen ne ha due. Il Manchester è uno squadrone. Rude, Beckham, Best, Giggs, Scholes, Pogba. Rashford magari lo mettiamo in panca. E abbiamo Charlton in panchina, perché cioè, non potevo non metterli, ma sono troppi. Schmeichel in porta. Va bene ragazzi, calcio d'inizio. E andiamo. Bayer Leverkusen, Man Red. Vediamo come debutta lo United all'Old Trafford. L'unico peccato sì che non posso sovrascrivere le maglie, posso mettere solo una squadra, questo è bello di più. Ma accontentiamoci. Eccolo qua la Bayer Arena. Eccoli qua, peccato non vedere Leverkusen in campo, lo vedremo nella prossima partita, spero, con la maglia rossa. Intanto ne abbiamo il Manchester United con la maglia storica Vodafone del 2001, anno di Rudd. Vai! Diciamo che il Manchester è una delle favorite per questa Champions, vedendo la rosa. Però non si sa mai, Paul Scholes, Best. Io voglio vedere lui, l'uomo dei capelli più perfetti che abbia mai visto nella mia vita. E quando l'ho visto giocare la prima volta ho capito subito. Voglio essere come Beckham, poi ho capito che era un po' difficile. Però ci proviamo, raga, ci proviamo. Una parte importante la giocherà il nervosismo iniziale, ma la voglia di cominciare bene il torneo sarà un forte incentivo per entrambe le formazioni. Aspetta, vi voglio regalare questa chicca. Replay, voglio regalare la chicca. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa Lucio? Ma io penso Luke Shaw. Cioè guardate che c'è qua, guardatelo David. Ciao Fiore. Michele. Ma la continuità. Ecco Ballack. La sovrapposizione lo fa somigliare più a un'ala che a un comunque Leverkusen anche Bailey, lo userò il Leverkusen. Schmeichel. Ecco Schmeichel. Paolino Scholes. Paolino Pog. La perfezione. Giggs. Best. Rudd van Nistelrooy. E andiamo a godere. Partita difficile comunque la Bayer Arena. Ballack. Ok, Paul Scholes, vai, ragazzi, centrocampo con il doppio pole, so cazzi Rudd, che ha vinto il mondiale impossibile con noi, Ryan Giggs, Beckham, no, ok, Shaw, Scholes, Giggs, mamma che Manchester, madonna, mi ricordo i bei tempi, quando il calcio era ancora perfetto, Giggs, volevo mettere anche Park, che è un giocatore chiamo del Manchester, di un Manchester già più moderno, però l'ho messo al PSV. Grande movimento nello spazio. E poi non vedo l'ora andare col Valencia, raga, anche il Valencia è una squadra che non vedo l'ora. Col pagliasso Aymar, David Villa e Gaizka Zabala, ragazzi. Mamma mia, mamma mia.
Attenzione, rischio comunque. Partita tosta. Ma è Paulino Pog. Ryan. Rudd. Io voglio sentire il Rudd del Manchester. Bex. Vai Bex. Vai Bex. Rudd. Bex Rudd. Bex Rudd. Mamma mia Bex Rudd. Mamma mia Bex Rudd. Non ci voglio credere, Bex Rudd. Per poco mi regalavano il The Dream. Best. Rudd. Rudd. Rudd vede Bex. Bex! Mamma mia. Calcio bailato adesso alla Bay Arena di Leverkusen. Scusate, no, scusate un attimo. Ma hanno che sponsor 98 a Bex. Vai Bex. Mamma mia, la sua pulizia. Non ci credo, stava arrivando. No, qua ho sbagliato io, il solito cumulativo maledetto. Comunque il Manchester è sicuramente tra le squadre più, cioè, favorite. Cioè, sento una squadra a dir poco galattica, anche se i galactici sono quelli del Madrid. Rudd. Rudd. Rudd vede Bex. Mamma mia, Rudd Bex. Mamma, Rudd Bex. Ottimo dribbling. Vediamo se crossa. Beckham ci deve provare. Mamma mia, Rudd! Mamma mia! Mamma mia, Rudd! Rudd! Van Nistelrooy! Ma cosa ha fatto Bex? Cosa ha fatto Bex, signori? Guardatelo, si gira. Ma cross impossibile. E Rudd di mezza rove. Questo è il gol di Rudd in un Olanda-Germania. Dell'Euro 2004, no? Guardate che roba. Ma guardate come crossa, come crossava Bex. Rudd! Mici! E Rudd la insacca, bello come il sole. Questo è il calcio cumendiano, ragazzi. Non le pippe di adesso. Si riparte dall'1-0. Una rete che dimostra l'impatto fondamentale. Mamma mia, sto man red, veramente. Ha cominciato bene, per carità, manca una vita, però. E subito assist di Bex, gol di Rudd. Giorgino Best. Che Best, diciamo, è ala, ho dovuto metterlo qua a sto punto. Forse è meglio mettere titolare Charlton e magari dare il cambio a Beckham. Che proprio Best non lo vedo in quel ruolo. Ce lo può fare perché Best è Best. Però è che, ragazzi, Beckham per me, cioè Best, cioè, non l'ho vissuto perché comunque degli anni 60. Maguire, Paulino Scholes. Attenzione Paulino Pog. Mamma mia, diciamo che il Milan, se mettevo tutte le leggende, era la super mega iper favorita, ma non potevo perché diventava una squadra veramente illegale, cioè. Vediamo se il lancio arriva a destinazione. Una bolla. Maguire, bravissimo. Vai Giorgino. Giorgino Best. Rudd. Rudd per Bex. Attenzione, Wan-Bissaka, non è proprio la stessa cosa. Beckham. Io voglio... Madonna, Beckham non mi fa impazzire usare David. Ah, era bello questo, solo che Wan-Bissaka è coglione. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Beckham. Sentitelo! Ancora Bex! Mamma mia! Mamma Bex! Mamma Bex! 1-0 primo tempo, Rudd per il momento decide la partita alla Bay Arena. Aspetta, si deve usare l'altro. Ok. Paulino Pog, Wan-Bissaka. Beckham, Rudd. Rudd la dà benissimo a Ryan Giggs. Mamma, anche Giggs. Uff. Sto Manchester è veramente forte, saranno dolori per le altre. C'era anche quella della Sharp, ragazzi, però intanto ho optato per la Vodafone. Comunque posso sempre cambiarle quando voglio, ragazzi, questo è scontatissimo. Devo trovare, voglio trovare quella del Leeds a tutti i costi. Scholes. Giorgino Best. Fa fatica Best, da solo, tra poco lo proviamo.
nella sua posizione naturale. Diamo un po' di respiro a David. Show, e conquista la palla. Bella Rabi. Ok. Giggs. Giggs sbaglia, Rudd è un po' isolato adesso. Pallone, però il Leverkusen per il momento non mi sta creando difficoltà. Intercetta il passaggio, pericolo. Non impensierisce la difesa. Vai Scholes. Vai Paolino Scholes. Vai Scholes. Madonna Scholes. Ragazzi Scholes. Incredibilmente Scholes. Per Bex. Per Bex. Bex. Stavo pensando che tante leggende, purtroppo, tipo esempio Riccardino Kakà è al San Paolo, quindi non lo vedremo per esempio in questa serie. Devo pensarci per la prossima, per la prossima Champions. Vabbè, guarda che mancano due anni per questa, però a sto punto potrei metterlo al Milan, perché se no non lo vediamo Ricky. Non ci credo. Al primo tiro quasi gol di Volland, perché anche per esempio Zamorano, il Colo Colo, Pelé, che al Pelé però il tondo l'ha mai giocato in Europa, quindi Pelé non lo vedremo mai in Champions. Dovrei fare una Coppa Konami, però mi fa un po' miseria, cioè abbiamo la Champions. Vabbè, vediamo, suggeritemi anche questo se volete, anche cioè, se lo faccio con la Coppa Konami un po' di, secondo me è meno bello, però la posso metterle tutte. E se no fare invece una Libertadores, potrei fare una Libertadores, però sono molto meno le leggende. E anche le stesse magliette, che onestamente quelle retro non è che ne conosca tante. Vediamo, ci penso ragazzi. Voi comunque suggerite, eh? Comunque 1-0. Ma ho rischiato tanto però, eh? Allora, proviamo Best a destra, mettiamo Sir Bobby Charlton e McTominay, ragazzi. Ce lo richiamo. Madonna. Ci ha fatto sognare con la Scozia. Sicuri in fase di palleggio. Ora Volland. Palla riconquistata immediatamente. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento. Ok, qui facciamo i cambi. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Entra, guardatelo Charlton, perfetto. E Scott McTominay, mamma mia. Che giocatore. Ora Bella Rabi. Lars Bender. Bella Rabi. Prova la giocata di Fino. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. 1-0, ma ragazzi, secondo tempo siamo calati, eh? Forse l'ha mangiato quell'errore di Beckham, ci ha un po' scombussolato. Attenzione! Mamma mia! E l'arbitro assegna un calcio di punizione a seguito del fallo. Sto Leverkusen sta rompendo i maroni, che comunque è una buona squadra, eh? Si è visto poco Michele per adesso. Stai zitto come Volland, mamma mia. Che vinaccio. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio. Rinvio di Schmeichel. Volland. Bella Rabi. Stanno cercando di impedire agli avversari di sfruttare i cross in aria. 81esimo. Il Leverkusen non riesce ad avanzare. Ora vediamo. Tacco a dir poco illegale. Gli avversari cambieranno a loro volta strategia di gioco. Siamo stanchi, eh? Sembrano aver eretto un muro in difesa. Ottimo. Rudd, mattatore della serata. Ryan, no, qua ho sbagliato io però, troppo precipitoso. Finora un 1-0 streaming zitto, ma ci sta regalando la vittoria. C'è il lungo pallone in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Vai Rudd. Niente. Lungo passaggio in avanti. Passaggio intercettato, si interrompe il... Ottimo, Bayer Leverkusen 0, United 1, un gol, decide la sfida, Rudd Van Nistelrooy, the phenomenal. Provare a reagire, devono cominciare a giocare in maniera diversa, subito, dalla seconda gara. E tu, cosa ne pensi della partita, Luca? Mi ricordo che devo cambiare. Il torneo inizia in salita, ora devono pensare... Ok.
e Lazio PSV. Ok. Adesso abbiamo Lazio PSV. Bellissima Lazio PSV. Qua andiamo con la squadra di casa, perché ovviamente con la Lazio. Ok. Allora, divise, qua ragazzi si gode ai massimi. Tada! Mamma mia, Lazio PSV. Ok, schema di gioco, vediamo se il PSV a tutti, perché devono essere corretti. Allora c'è Romario, Park, Male, vabbè, Gullit, CoQ, Van, Stam, e... ok, perfetto. Allora ce li ha tutti. È fortissimo sto PSV, ma coglioni. Salas, Immobile, Nedved, Stankovic, Veron, ok. Questa è bella, ragazzi. Calcio d'inizio, Lazio PSV. Un attimo, sto mandando un messaggio, scusate. Possiamo solo immaginare l'emozione dei giocatori in occasione di esordi come questo. Il campo nel suo massimo splendore. I primi cori dei tifosi. La consapevolezza di recitare sul palco. Vai raga. Lazio PSV di Eindhoven. Questa maglia della Lazio è qua al centro, quanto è bella. All'Olimpico. Nesta te, Fioi. Nesta te. Questa partita che devono pensare ora. Per mettere la concentrazione giusta per vincere. Un caloroso benvenuto da Fabio Chiesa. C'è anche i capelli perfetti Nedved. I tifosi della Lazio sono famosi per il calore e non perdono occasione. Vale, che questa la voglio vincere, per carità, no? Cioè, sarà un'impresa, perché guardateli. Ok, Gullit, CoQ. Questa maglia del PSV bellissima, la maglia del 2004-2005 dove abbiamo vinto quella semifinale rocambolesca e dopo vabbè, perso a Istanbul, no? Questa è un'altra storia. Andiamo raga. Beh, ciao! Lazio PSV. Prima giornata del gruppo B di UEFA, attenzione però. Mamma mia. Park una bestia. Questa è dura però. Lazio, cioè, spererei Lazio United. Devono passare il turno. Questa è la mia speranza, ma vediamo, non sarà semplice. Io comunque scelgo sempre la squadra che mi piace di più, il PSV lo sceglierò, penso, perché voglio provarlo, Gullit al PSV. Van Bommel. Mark Van Bommel, Malen, è uno dei nostri Malen di adesso. Grande, palla, moto perpetuo Pavel, Gullit. Aia. Speravo di vedere anche Pancaro, ma non l'ho trovata la leggenda Pancaro. Vai Pavel con i capelli, con i veri capelli di Pavel, signore. Gullit! Mamma mia, Rud. Comincia bene il tulipano nero. Dekker un po' indeciso se metterlo all'Inter o alla Lazio, però... il deck, cioè sicuramente Stankovic dell'Inter è stato più decisivo perché ha giocato anche tanti più anni, però avevo proprio voglia di rivedere con la Lazio 98 l'Inter a Ronaldo, ragazzi, penso possa bastare. Il fenomeno, speravo in Vieri, ma non c'è proprio la leggenda, potrei crearla io, ma devo capire, devo trovare una formula per renderlo più possibile esatto, perché Bobaldo e Ronaldo sono la cosa più bella del mondo. Io lo sapete, non amo l'Inter, ma non è che non amo l'Inter come squadra, a me non piacciono tanti tifosi dell'Inter che parlano di una realtà distorta come l'Inter in re dell'Europa che è più del Milan o cose così, insomma. Romario, attenzione Romario, che siamo dimenticati che c'è Romario, eccolo qua, questo è Romario, signori. Ma l'Inter come rosa ha avuto i giocatori che ho amato, cazzo, ecco Romario. Silenzio, sparo Romario, ha fatto un gol. È un girone difficile questo, Romario punisce The Punisher. Mamma mia, gol perfetto, nulla da fare, un gol tipo Lukaku nella giornata precedente. Vai Alberto, che Lazio comunque una buona squadra anche in Real, quindi Veron, quanto l'amavo Veron.
Non ci credo. Murato Juan Sebastian Deki. Pavel, Pavelaccio. Grande Nedved che sempre di cuore, ma moto perpetuo Nedved. Juan Sebastian. Ciruzzo. Ciruzzo! In mezzo alle leggende segna Ciruzzo. 1-1. Bellissima partita allo Stadio Olimpico. Azione iniziata da Pavelaccio e conclusa da Immobile. La Champions comincia a entrare veramente nel vivo. Si ricomincia da una situazione di parità. Si sono fatti cogliere in un momento di distrazione. Stavano ancora festeggiando. Ma stai buono. Si dover ricominciare da capo. Ok. Sergei Milinkovic fa un fallo. Gullit subito a Romario. Romario! Mamma Romario. No, Romario è illegale in 99 stati però, eh. Dai raga. Il loro attacco si sacrifica molto. Guarda come si muovono verso l'esterno. Sta calmo. Questa non è una soluzione che in genere ti piace molto. No, brutto errore Park, un altro dito sul culo Park. Mamma Park, quanto mi piaceva anche Park. Romario recupera Radu. Veron di testa, ma ancora PSV, partita emozionante all'Olimpico. Il loro posto in campo è un lavoro che spetta le ali. Sulla fascia in profondità. Ecco che parte. Mamma mia. All'interno dell'area di rigore che potevano sfruttare il suo cross, non è stato preciso. Sala si è visto poco, il Matador. Gullit. Ecco Romario. Attenzione a Roma, attenzione a Roma. Mazio Ken. Pachisung. Gullit. Gol. Madonna, l'ho vista dentro, mamma, l'ho vista dentro. Mamma, l'ho vista dentro, mamma che roba. Dai Veron, dai Veron. Attenzione Pavelaccio, dai Pavel. Pavel si invola, Pavel si invola, Pavel si invola. Sergei. Tutti gay per Sergei. Salas. Qua ci blocca bene il PSV. Cocchio è già morto per fortuna. Di rilanciare l'azione dalle retrovie. 1-1 all'Olimpico, Immobile Romario. Tutto in 5 minuti. È tutta una questione di spirito di gruppo e di volontà di non mollare. L'unica roba è che forse però i cambi devo farli io però per lui, eh. Devo, se c'è da fare li faccio. Attenzione Gullit, Rud, Rud! La sua conclusione manca. Mamma mia. Intorno al 70esimo facciamo i cambi. Vai il Matador, vai Marcelo. Salas per Nedved, Pavel, Pavel la mette. Calcio d'angolo. Luis Alberto. Allora abbiamo... No, beh, c'è una cattivella, Alberto sei forte, ma... Abbiamo la Brujita. Allontana la minaccia. Interessante azione sulla fascia destra. Porca puttana. Bravissimi, dai. Vai Immobile. Qua Immobile fa la cagata immobiliana. No, no, cioè Romario si smarca veramente. Romario si veramente si muove da fenomeno. Acerbia munito, schema di gioco. Allora. Diciamo che le riserve. Ma che cazzo to? Ok. Vediamo il PSV come è messo. Beh, diciamo che non ha problemi, dai, diciamo che comunque sono tutti giocatori forti, quindi... qua Gullit però può punire, eh. La partita riprenderà dopo le modifiche alla formazione, già annunciate, peraltro, quarto gol. Questa è bruttissima, Rud. Gullit! Mamma mia, meno male.
sceglie di battere corto. Oh, c'ho Goku, Gullit, ah, Gullit contro tutti. C'è il retropassaggio. Dai, Fio, attenti, attenti. Goku. Può calciare la rete e trova bene il compagno. Bravissimo. Vai, vai Veron, proviamo la beffa. Ciruzzo, vai Ciruzzo, Ciruzzo si invola, Ciruzzo si invola. No, 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 no. Veron, Savic. Ora Salas, Veron. Ma il missile di Veron. No? Grande Alberto, comunque la Lazio è veramente forte. Mamma, che la Lazio è una squadra da tenere sotto d'occhio. Che sto PSV lo stesso è una bella squadra, ragazzi. Tante leggende, gli olandesi, bella. Quando vedremo l'Ajax ci verrà da piangere, perché quando giocherò per l'Ajax sarò contento. Quando giocherò contro, vai Pavel, vai Pavel, per il Matador, il Matador. La metto in mezzo, Ciruzzo. No, troppa fretta, Ciruzzo mio, no. Ma Pavel Nedved, quando, madonna, è un moto perpetuo quell'uomo. Tanti juventini lo volevano la Juve, ma... Ok, Nedved, la Juve ha vinto il pallone d'oro tutto, però, ripeto, volevo riprodurre il più possibile questa Lazio. Perché è stata una delle scuole... No, Romario no. Romario no. Grande Stracosca, grande Stracoscia. E manca anche il grande Marchezzani. E Mihajlovic che c'è, però non sono riuscito a trovare una formula per fare una faccia perfetta. Quando le trovo le aggiungo però io, eh. Stiamo adesso... Non è stato te! No, Romario è incalcolabile, Romario. Una conclusione assolutamente imparabile. No, Nesta ha sbagliato, ok, però... La sentiva, ha colpito di puro istinto, trovando l'angolo giusto. Incredibile, incredibile, siamo sotto. Sala se lo tengo, mettiamo però Correa. Non ci credo, ragazzi, non ci credo. Anzi, Romario è una bestia. La prima sostituzione non ha portato i risultati sperati. Vai. C'è un altro cambio. Vediamo se la squadra ne avrà. Non meritiamo di perderla. Che Lazio ha avuto la sfiga di beccarsi un girone veramente complicato, eh. Ha segnato un giocatore spesso presente alla... C'era anche Lazio Manchester, riedizione della Supercoppa Europea del 99, vinta 1-0 con gol proprio di Marcello. Tantesimo e dura adesso. Romario mattatore. Pallone impossibile da raggiungere, troppo lungo. Tutti gay per Sergei. Pallone lungo. No. Devo attaccare. Vai offensiva. Luca, che ne dici? Possiamo considerare chiusa la partita ormai. Dai, Nesta, Nesta. Paradossalmente ha giocato peggio di altri difensori. Bravissimo Stracoscia, dai. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Niente. Eccolo Mario. Goku. Bel pallone. Colpisce. Illegale Romario. Illegale. Illegale Romario. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Mamma mia, cos'è Romario. Manca loro la tranquillità. E sono tre. E ovviamente si porterà a casa il pallone con le fiere. Triplettona di Romario alla prima, eh. Beh, la sua sfida con i difensori avversari oggi è decisamente vinta. Romario da solo ha vinto il match, ragazzi. Mettono il sigillo sulla loro vittoria. Romario da solo ha vinto il match. Opta per il lancio lungo. Scatta verso il pallone. E manca il cross per un soffio. PSV veramente, veramente forte. Gullit comunque non ne perde una, eh. E neanche Marcone Van Bommel. Gullit. Gullit. Non ci ho capito più niente, ragazzi. E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa. Sprofondo Lazio, incredibile. Splendido.
Comincia in salita la Champions per la Lazio, ma PSV onestamente troppo forte, non l'avrei mai pensato. Invece la tua analisi di questa gara qual è? Differenza reti pesante, è chiaro che il Bayer Leverkusen è la scarsa del girone, ma va bene. Prossimo girone interessantissimo, ne va bene, il B è così, nel C vedremo Chelsea, Olympique Lyonnais, Bayern, Monaco e Napoli. E la maglia del Napoli è una chicca per pochi, eh? Va bene, raga. E soprattutto c'è Diego Armando, che è proprio scarso. Non è. Raga, un saluto dal Cumendone veneziano. Ciao!